E voilà, eccoci qui in studio e abbiamo un'altra bellissima intervista Skype con il cavalier Davide Labollica, agente lirico, consulente artistico del Teatro dell'Opera di Varna, cavaliere dell'Ordine di Malta. Ti abbiamo presentato così, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere intervenuto qui in studio con noi, a noi per Napoli Show, al Campania Felix TV, dal soprano Olga De Mario e dal tenore Luca Lupoli. Buonasera Davide. Ecco. Buonasera a voi, buonasera Olga, buonasera Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie. Grazie della bella presentazione. Grazie Davide. Allora Davide, agente lirico e consulente del Teatro di Varna, nativo di Genova, quindi una città veramente che ha molte similitudini con Napoli, quindi con l'amore per il canto, per l'arte. Ci vuoi spiegare un poco, ecco, come sei arrivato alla passione per la musica che poi è diventata la tua professione nella promozione artistica? Sì, assolutamente. Io l'ho sempre vissuta in casa principalmente, perché comunque da parte anche della famiglia, soprattutto dalla parte di mia mamma, mio nonno era tuttora un grande ascoltatore di musica classica, lirica, e i suoi due figli oltretutto hanno appreso benissimo questa arte, che l'hanno portata poi in giro per tutto il mondo, visto che sono due artisti molto rinomati. E io mi trovavo in quella situazione di poter avere il privilegio di apprendere questa forma d'arte meravigliosa che è l'opera, questa classica in sé comunque. E così, diciamo, ho sviluppato una parte tutta mia. Inizialmente avevo solo una grande ammirazione e stima per loro che la facevano e la portavano in giro per tutto il mondo. Io poi dopo ho acquisito un altro tipo di lavoro, comunque sia parallelo a loro, diventando un agente musicale. Sì, esattamente. Però ecco, diciamo che questo è stato poi l'inizio del tempo, diciamo. Però l'inizio è stato, diciamo, dettato dal fatto che in famiglia c'era questa situazione culturale musicale. Beh, molto, sicuramente molto un punto di partenza molto favorevole, perché hai avuto, come dire, un abbraccio proprio dalla musica, no? Sì, assolutamente. Veramente un'emozione continua che mi ha abbracciato e mi porta ancora avanti adesso. Bene, quindi nell'arco della tua carriera, che adesso insomma ti ha portato al contatto e al rappresentare artisti del calibro internazionale come Marco Armiliato, Fabio Armiliato, la compianta Daniela Dessì, Marco Boemi, Carlo Colombara, Sonia Ganassi, Daria Masiero, sono solo alcuni dei nomi che segui nel panorama internazionale lirico e che ti hanno portato poi, diciamo, anche nei maggiori teatri del mondo, quali lo Staatsoper di Vienna, Royal Opera House di Londra, il Gran Liceo di Barcellona, il Teatro di Real Madrid. Insomma, veramente una carriera, come dire, che è costellata da grandi teatri, grandi interpreti. Ecco, ci vuoi parlare, anche per far conoscere al pubblico, la figura dell'agente lirico, come è nata? Vabbè, abbiamo gli antecedenti storici degli impresari, il Barbai a Napoli, che certo, insomma c'è più vicino. Però ecco, la figura moderna dell'agente lirico, parlaci un po' di questo aspetto che è interessante, perché il pubblico non conosce, non sa. Sì, il mio è stato, diciamo, un arrivo progressivo a questo stato di agente, diciamo così, perché io ho iniziato come assistente di cantanti lirici e subito dopo ho avuto, diciamo, un piccolo spazio che tuttora porto avanti, che è stato quello delle pubbliche relazioni proprio per loro conto. Questo mi ha fatto sì che io mi sviluppassi anche una certa rete di contatti, meno di 4 anni fa, che mi ha detto: ma guarda che secondo me tu, oltre a fare questo lavoro, visto che hai delle buone capacità anche, diciamo, dal punto di vista colloquiale, umano, eccetera, secondo me dovresti provare a fare l'agente della serie. Ma chi, io? Subito non ci credevo. E invece poi pian pianino mi sono trovato a gestire qualche situazione, pian piano questa si è evoluta e poi ecco, mi sono ritrovato a farlo nel momento stesso, neanche che mi ero accorto che lo ero diventato agli occhi degli altri. Ecco, io cerco comunque sia sempre di
di mantenere un atteggiamento professionale, però di essere sempre me stesso in tutte le cose. Non è che vado catalogato come agente, sono una persona che propone un certo tipo di artista, altri tipi di persone a seconda delle circostanze. Quindi certo. È molto avvincente, mi sono accorto nel tempo, questo tipo di situazione, quando le cose vanno in porto e procedono bene. Beh, questo traspare comunque dalla tua simpatia, dalla solarità, dalla tua cordialità, che anche quando c'è stato questo contatto con l'associazione Fabio. Noi per Napoli e l'intervista per Fabio, quindi sicuramente il tuo procedere così in maniera rapida in questo lavoro è veramente meritatissimo, perché l'aspetto caratteriale penso che sia veramente importante. Vogliamo parlare un po', ecco, del tuo ruolo come consulente artistico dell'opera, del teatro dell'Opera di Varna. Spiegaci un po', ecco, Varna in Bulgaria, quali sono le programmazioni come teatro d'opera, cosa diciamo nelle sue produzioni, cosa ha di caratteristico e quali sono un po' i programmi, i progetti futuri. Ah, ti ringrazio della domanda. Tra l'altro io proprio in questo momento mi trovo a Varna, dove a differenza di molti altri paesi, vista la situazione di emergenza sanitaria attuale, noi finora, e tocchiamo ferro, stiamo portando avanti la nostra stagione, seppur ovviamente con le limitazioni e le mie difficoltà. Sì, infatti incrociamo le dita che tutto continui così. Ma il mio appuntamento con Varna nel mio destino di vita è stato nel 2014, perché c'erano le celebrazioni di un grande basso bulgaro che è stato il maestro Boris Christoph, e in quell'occasione ci furono le celebrazioni del centenario e io venni per la prima volta qui in Bulgaria. Non c'ero mai stato, ho scoperto un paese di grande tradizione e cultura, questo lo sapevo ma l'ho potuto tastare con mano e toccare questo tipo di ambiente, atmosfera che qui c'era, e mi sono subito interessato alle varie realtà circostanti, soprattutto alla capitale che è Sofia. E ho visto che c'era un concerto che avevano messo in programma nel teatro dell'Opera di Stato di Varna, e così è andata. Io mi sono un attimo interessato alla cosa e ho avuto il contatto con la direttrice del teatro di Stato, che è la mia attuale direttrice attuale proprio, che è la signora Daniela Dimova, che mi ha dimostrato subito una grande voglia di cominciare anche una collaborazione in termini di agenzia, di impresariato tra il teatro e attraverso la mia persona, in modo anche per arricchire i contatti. E poi da cosa nasce cosa, io ho cominciato a venire qui soprattutto nel periodo della stagione estiva, perché noi facciamo una bellissima stagione estiva, incrociamo di nuovo le dita, già diciamo incominciato a pianificare questa qualche prossima, titolo ce lo puoi dare, ce lo puoi dire, ce lo puoi annunciare, preannunciare. Volentieri, tra l'altro ci tengo anche a dire che il nostro festival estivo, che inizia per più o meno alla metà di giugno e si protrae fino ad agosto, solo l'anno scorso abbiamo avuto una coda fino a settembre per ovvi motivi, perché abbiamo dovuto spostare un pochino la programmazione, e visto il successo anche ottenuto a settembre, quest'anno riproporremo questa formula. Ma noi avevamo in mente di cominciare con un titolo d'opera che sarà, immagino, da quello che abbiamo fatto e abbiamo appreso dalle ultime riunioni, il flauto magico. In realtà poi probabilmente avremo un gala di apertura dedicato al grandissimo Enrico Caruso. E quindi diciamo che quella sarà la vera apertura del nostro festival estivo, che, come volevo dire prima, è riconosciuto come uno dei più grandi festival in Europa, avendo anche avuto il riconoscimento dell'F Tour, quindi questa è una cosa molto importante, che ci tengo a dirlo, perché siamo uno dei più grandi in Europa. E poi proponiamo la trilogia Verdi con Rigoletto, Traviata e Trovatore, Salomè. E poi la cosa bella che noi facciamo qua, stiamo parlando anche di racconti di Hoffman, a dire il vero. La cosa bella che facciamo qua è che durante la stagione estiva alterniamo titoli d'opera con anche musical. E per me è stata questa una grande scuola, perché io non conoscevo moltissimo il musical, se non per sentito dire qualche titolo. Noi riusciamo, anche perché grazie alle nostre maestranze abbiamo sia il coro, l'orchestra, un ottimo reparto anche solisti, e quindi riusciamo anche in questo periodo, senza particolari guest, a portare avanti la nostra programmazione. E riusciamo anche in questo caso, penso d'estate, a fornire
un repertorio musicale molto ampio che abbraccia vasto, vari stili musicali. Sì. Poi Barra è una località turistica situata nel Mar Nero, bordi del Mar Nero. Il che non guasta, perché è una bellissima città e si sta molto bene, mitigata dal mare, voi lo sapete, io lo so, perché arriviamo da città marittime, e quindi qui ho ritrovato anche quel gusto non proprio mediterraneo, perché non possiamo dire così, però il mare fa tanto. E sicuramente come noi abbiamo attrattive, insomma. È una grande attrattiva, c'è tanto turismo, quindi oltretutto il nostro teatro all'aperto, che tiene 2.400 posti, quindi ha una capacità abbastanza importante, sì. È proprio situato ai bordi del mare, all'interno di un parco molto, molto diciamo, trafficato nell'estate, quindi può esserci che ci sia anche chi passa lì, vede magari un titolo e può entrare, anche se non è un vero e proprio appassionato. Diciamo che qui il teatro ha veramente una centralità nella città, gli eventi culturali è molto bello lavorare in queste condizioni. Noi al termine di questa intervista manderemo un contributo video che sintetizzerà un po', diciamo, quelle che sono le produzioni del teatro lirico di Varna, dell'opera di Varna, per mostrare le bellezze di queste produzioni del luogo. E ti vogliamo ringraziare per questo tuo contributo e grazie a voi veramente tanto. Ti invitiamo poi a ritornare con noi, perché c'è una promessa: presenteremo attraverso la tua agenzia dei grandi personaggi della lirica in queste nostre prossime trasmissioni, quindi questo è stato il primo appuntamento e ci rivedremo nei prossimi sicuramente. Ho aperto la strada, diciamo. Sì, infatti. Bene, noi con molto piacere, grazie dell'invito, e veramente qualsiasi cosa molto volentieri sapete come trovare. Grazie Davide. Grazie, un abbraccio, e ti aspettiamo allora quanto prima a Napoli. Grazie, ciao. Un abbraccio. Un bacio. Vale anche a voi. Ciao, ciao, a presto. Grazie. Dopo questo bellissimo contributo alla conclusione di questo